intanto salutiamo anche un altro degli Oleggio, il secondo degli Oleggio, Michele. Piacere. Allora, io qua adesso poi. Michele, perché vi chiamate l'Oleggio? Allora, abbiamo già spiegato più volte, ogni volta devo cercare di modo più non bello. Dire il tutto come è nato, però Davide Bramati, Brama, in un campionato italiano c'è stato un disguido tecnico da tifosi, dovevamo trovarci in un punto, non ci siamo trovati e ci ha, diciamo, dati degli Oleggio, siamo andati da ricerche e alla fine la passiamo così, uno è matto, l'altro peggio. Ecco, ecco come è nato. Tra un po' decidiamo, facciamo la votazione chi è tra Alessandro e Michele. E da lì però, è nato il nostro nome, gli Oleggio. Però abbiamo deciso di dare valore a questa sua, non so, fuoriuscita. Era in ammiraglia. E qua adesso chiedo a Davide. Davide, allora, intanto la coppia era veramente già di pilota, perché scherzo, ma si infiltrano col grande boss, sono sempre vicini anche al grande boss, com'è la storia? Perché loro arrivano da tutte le parti. Devo dire che Ale e Michi sono veramente due tifosi della nostra squadra e siamo veramente orgogliosi di questo, ci seguono spesso e come ha detto Michele è nato tutto a un campionato italiano dove gli avevo promesso che gli avrei portati in ammiraglia, ma si erano messi in un punto che non era ideale e allora lì è nato il tutto, la storia degli Oleggio, e penso che sta prendendo veramente molto piede, sono seguiti da tanto i corridori. Anche le divise. Sì, adesso è nata anche questa divisa che anch'io qualche giorno fa c'era bel tempo, sono riuscito a indossarla e sicuramente aspettiamo le prossime belle giornate e sicuramente nell'anno nuovo per indossare la maglia del Oleggio. Allora, sentiamo le parole anche di Alessandro, perché... No, volevo solo specificare una cosa, che alla fine gli Oleggio portano fortuna, perché 2 anni fa sono nati gli Oleggio e da 2 anni la De Koenig è campione del mondo. Così, a caso. Così, una cosa piccola. E hanno vinto, e noi eravamo sia a Imola e sia in Belgio presenti sul percorso a tifare. Sì, col divano, perché adesso c'è questa novità. Allora, la Gallisterna. Allora, devo dirlo, qua dovete andare a vedere sui social, perché trovate veramente le foto dei mondiali col divano che arriva direttamente dallo showroom di Ivi Divano, che io quando ho visto il divano ho detto: ma mica l'avranno portato dall'Italia quel divano così grosso. Assolutamente sì, abbiamo fatto un viaggio invece è arrivato in Belgio, un viaggio di 12 ore col divano nel furgone. Ecco, questi sono gli Oleggio, tanto per far capire dove arrivano. Poi io li vedo a tutte le parti, perché a un certo punto Alessandro magari mi dice: ma devo andare un attimino da una squadra, poi me li trovo là col grande boss, con le febbre, mi trovo là con la Philippe, con tutti. E Venepool, che ormai loro... Io vedo Davide sempre teso, magari in ammiraglia, che segue i corridori, però un momento critico lo vedo sempre quando io e Michele ci avviciniamo a Patrick Lefebvre. ci sono fotografie dove Drama è alle nostre spalle che controlla e guarda sempre e cerca sempre di dirci: no, ma voi andate alla partenza, che arriviamo noi, sono già lì i corridori invece. Allora, qua lo dico perché mi sono preso una tirata d'orecchio a giro di Lombardia. Allora, a giro di Lombardia, dentro nella Fit Zone, è area dove si fa le interviste al podio, ai primi tre, praticamente c'ero io, c'era l'operatore con me Pogacar e Alessandro Pogacar, c'era lì vari, tutto il podio, c'era l'ufficio stampa della Gazzetta che mi ha bacchettato perché avevo insieme a me Alessandro che si infitta a tutte le parti. Poi a un certo punto Masnada è venuto però a festeggiare. Masnada è stato molto Fausto gentile, è stato sì, un amico. Assolutamente. Bene. Comunque seguite anche gli Oleggio, che è come dice Davide, il detto. Davide, non lo diciamo il detto. Ma ecco,
Adesso una cosa però ce la devi dire, ma Lefebvre quando li vede cosa dice? Perché io li vedo sempre foto con Lefebvre, sai, Big Boss. No, penso che prima tanti di loro hanno firmato il nuovo poster, e penso che Patrick è stato uno dei primi a firmarlo alla vigilia del Lombardia. Sì. Troppo via d'ora. E a fare foto, troppo... e una bella chiacchierata e niente. Troppo ormai tempo... anche per loro è diventata una grande passione. Questa penso che è la prima serata delle prossime che trasmetterete, e penso che è una bella iniziativa e vi auguro di proseguire veramente. Allora, diciamo partiremo in ritiro con la squadra. Va bene, però diciamo che se vanno gli Oleggio ci sarà anche Baiano. Quella non è ancora ufficializzata, però cercheremo di il rischio è alto, il rischio è veramente molto alto. Il pericolo è molto alto, perché l'anno scorso c'eravate alla presentazione della squadra a Calpe, sì, in Spagna, perché no, ci potrebbe essere anche il ritorno. Intanto Alessandro ha detto una cosa importante, perché questa qua è la prima delle tre serate, idea che c'è nata proprio insieme, perché mi stanno traviando anche a me come Oleggio, quindi mi stanno trascinando, però è la prima delle tre serate che faremo qui all'Osteria San Rocco, quindi in questa location, grazie a Maurizio, il titolare, e dove ci saranno grandi altri ospiti, perché nella prossima puntata ci saranno come ospiti Giacomo Nizzolo, Matteo Pelucchi con Cristian Delle Stelle e con la campionessa del mondo Martina Fidanza. Poi nella terza puntata ci sarà altri due corridori di König, quindi corridori di Davide, ci sarà Mattia Cattaneo e Fausto Masnada con Martina Alzini, quindi puntate veramente dedicate coi campioni in questa location. È un modo diverso che parliamo di ciclismo, e poi con i tifosi qua presenti questa sera, che possono anche condividere un po' la serata, e più tardi magari sentiamo qualche domanda, però prima li voglio sentire, se sono buoni, a parte gli scherzi. Comunque adesso andiamo ancora in pausa e poi ritorniamo sempre con la trasmissione con By Show. Bene, bentornati in trasmissione, siamo sempre più verso fine puntata, Davide, ci stiamo avvicinando un po' al finale, alla chiusura. Allora, vedo pronto Alessandro. Ale, sei pronto a scattare, mi sembri... Sì, beh, siamo arrivati alla fine della cena e diciamo che siamo un po' più allegri, ecco, quindi ci troviamo bene. Poi noi degli Oleggio ci troviamo molto bene in queste situazioni. Hai bevuto Michele, solo acqua, quindi... Sì, io acqua frizzante, è quella che... Bene, allora, voi state preparando una gara, le prossime gare che andate, ritiri, qualche infiltrazione, perché non dobbiamo dirlo, possiamo dirlo, visto che c'è... Ma in realtà stiamo aspettando il programma per poi muoverci di conseguenza. Ivano è già pronto col divano, noi siamo pronti. Sì, perché c'è la squadra, ma poi c'è una seconda squadra che è pronta, quella di sostegno, giusto? Sì, 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 assolutamente, anzi abbiamo sempre più, vedo gente pronta a partire, quindi a condividere comunque, a parte Davide, tutti gli scherzi, dividiamo. Sono condividiamo. Un po' pericolosi, eh? Ma dai, pericolosi nel senso buono, dai, nel senso buono. Sì, no, facciamo solo per stare insieme, divertirci, essere di supporto ai ragazzi, sono sempre anche molto gentili poi con noi alla fine. Cerchiamo di non essere troppo invadenti. Ma qual è il corridore della squadra? Perché voi siete dei König fans, quindi... Ma noi siamo di Bergamo, quindi bergamaschi, poi abbiamo un rapporto particolare con Mattia, con Cattaneo, quindi ma se posso sbilanciarmi... Extra Italia? Chi è più la squadra che quando vi vede
La squadra? No, i corridori della squadra stranieri. Che... Ma noi indifferentemente parliamo tedesco, russo, inglese. Noi quello che troviamo... No problem. L'ultimo è Geske ed è tedesco. No. Sì. No, ho conosciuto prima la fidanzata e dopo abbiamo avuto modo di... Prima il cane, poi la fidanzata. C'ha la barba. Della barba, sì. Ha detto il bergamasco, ha detto fatti la barba. Fatti la barba, fasò la barba. Bene, dai. Poi Alessandro lo vedremo dopo. Adesso volevo fare ancora due parole anche con Michele. Perché assolutamente. Col triathlon comunque è una disciplina sempre più crescendo, il triathlon. Sì, dai, una disciplina è nata molto tempo dopo il ciclismo, è entrata nelle Olimpiadi solo dal 2000. Però è in fase di sviluppo, io vedo tantissima gente che si appassiona sempre di più al triathlon. È un po' la disciplina anche... di elite, posso dirlo? Perché fare tre discipline, tre sport, quindi prende anche gli appassionati, quelli che lo praticano non come professionisti, di un livello alto? Beh sì, è una disciplina ad alto esigenze tecniche, bene o male tutti siamo capaci di pedalare o di correre, però dal punto di vista del nuoto bisogna essere, non è facile, o lo impari da giovane oppure se sei un appassionato devi allenarti tante ore perché richiede un esercizio, cioè devi allenarti tutti i giorni le tre discipline, altrimenti è molto difficile. Prossimo impegno importante? Io adesso ho finito la stagione, ho finito sabato scorso con una Coppa del Mondo in Corea, dove ho fatto quarto, e i prossimi impegni saranno nel 2022, a marzo ricomincia il calendario internazionale. Anche perché la poi comincia a essere fredda adesso qua. Sì, no, infatti adesso o si va a un posto caldo a fare triathlon o da noi è difficile nuotare in mari o in laghi, che già solo piscina. Già nei periodi un pochino più caldi ho fatto con la muta anche, quindi... Sì, di solito nelle acque libere, come si chiamano, la temperatura è un po' più fredda dalle piscine, quindi si nuota con la muta. Bene, però ci alleniamo in piscina, quindi sempre senza muta, ovviamente. Diciamo un bocca al lupo comunque per la tua carriera e anche per gli obiettivi che avrai. Vale, volevi parlare di un campione te? Volevi parlare? Mi hai detto... Che è stato in The Koenig o in Quick Step? A corso? Sì. Il mio campione preferito? Chi è? No, ormai l'avete ceduto, basta. Chi è? Scusa. Gilberto. Leroy. Devo dire che anche Fatti uno su questa dei miei... cosa, brava, non sono stata d'accordo. Vabbè, io ti ho chiesto chi perché ne abbiamo presi tanti, purtroppo abbiamo dovuto cederne tanti e... Gilbert penso che ha lasciato un grandissimo ricordo nel nostro gruppo, siamo veramente contenti di quello che ha fatto, però sono state delle scelte e penso che è stata anche forse anche una sua scelta e niente. E qua vediamo. Diciamo qua vediamo che ha onorato anche... benissimo, un po' di tristezza, brava. Ma tristezza, è un corridore che ha fatto molto bene con noi, penso che tutti sanno cosa ha vinto, ha vinto due grandissime corse che per noi sono veramente molto importanti, due corse del palcoscenico dei grandi monumenti e sicuramente abbiamo dei bei ricordi, però dobbiamo guardare avanti, non guardiamo indietro e speriamo che quello che ha vinto lui con noi gli auguro a Davide di vincerlo l'anno prossimo. Assolutamente, anche noi lo auguriamo a Davide. Beh, vedere Gilbert, tanto è uno dei miei preferiti in assoluto. Da quando ha vinto la prima tappa. Io Giro ancora lo tifavo in lotto. Quindi è un grande corridore. Io però penso che ti riferisse a qualcun altro, qualche campione. Ma io pensavo che parlavi di uno che ha smesso, che correva ai miei tempi. Quindi... Di Gianni Bugno? No, i tuoi tempi. Io pensavo che te volevi parlare del Re Leone.
guarda, delle roa di Mario Cipollini. No, non lo conosco così Mario, bene. Tanto, salutiamo Mario e anche Gianni Bugno, che adesso sta a Abu Dhabi. Ecco, che poi lo aspettiamo anche Gianni, esatto, ospite qua in trasmissione. Che è stato ospite nelle bike con Regione Lombardia. Infatti, mi diventa, intanto Valentina è bravissima, avete visto, lei è stata anche Miss Maglia Rosa. Sì, Miss al Giro d'Italia. Miss al Giro d'Italia, quindi premiavi comunque i vincitori di tappa, giusto? Esatto. Quindi una bella, un altro. Sì, un altro... è stato il mio post carriera ciclistica. Diciamo che quando correvo andavo alle gare e già mi trovavo sul palco a fare le premiazioni. Quindi c'è stato un attimo che studiavo in università, correvo e facevo anche le premiazioni. In più si era aperta un po' la carriera anche nel calcio. E... Ho dovuto fare delle scelte, insomma. E poi intanto arrivavo a Baishow a bussare alla porta. Io ho in mente una domanda per Davide invece, Davide. Qua ti faccio una domanda tecnica, perché tu stasera magari sai, voglio sapere anche di cose tecniche. Cosa ne pensi dei mondiali che si sono corsi a livello tattico? A parte il fatto che è stato un mondiale de König, perché a parte la Filippa, anche gli altri. Ma... sicuramente da parte esce nostra, scuola, ma l'abitudine di penso che eravamo una delle squadre con il maggior numero di atleti alla partenza, avevamo più di 15 atleti e penso che questo dimostri la nostra forza, come nel quanti corridori hanno vinto con noi, abbiamo vinto con più di 15 atleti in questa stagione del 2021. Sicuramente se ne è parlato tanto di questo mondiale, tutti hanno criticato la tattica del Belgio. Per quello che ha fatto Renko attaccando da lontano, ma sai, col senno di poi è facile. Noi guardiamo dalla nostra parte, siamo contenti e l'abbiamo detto più di una volta, Julien ancora campione del mondo, l'ha detto poc'anzi Davide, sicuramente non ha vinto tanto nel 2021, questa maglia è pesante, però anche se non ha vinto tanto ha dimostrato di onorarla alla grande in tutte le gare che ha partecipato, la maglia si è sempre vista e questo è importante, sono sicuro che nel 2022 la maglia sarà meno pesante e lo rivedremo ancora con tantissime vittorie. Poi secondo me loro vogliono, i nostri amici vogliono sapere anche i Vanderpool, visto che è il periodo, in questi due anni sono esplosi Pogačar che ha vinto due tour, Bernal, i giovani. Vanderpool è un giovane che scalpita e ha già vinto. Sicuramente penso che per tutti gli appassionati questi nomi che tu hai detto sicuramente stanno facendo molto, molto bene al ciclismo. La dimostrazione è che negli ultimi anni i giovani che stanno arrivando sono pronti, forse prima dovevamo aspettarli qualche anno, adesso dopo qualche mese sono pronti e questo è solo un bene per loro e per noi che imparano in fretta e vedremo, sicuramente ne stanno arrivando e ne arriveranno ancora altrettanti e questo non fa che del bene al ciclismo. Bene, Davide, sai che quasi mi era venuto la voglia, ho detto adesso gli faccio fare una sfida, Bramati come fa in ammiraglia e Cannone come fa quando vince il quartetto all'Olimpiadi. Ho detto volevo fare una bella guerra perché... sarebbe stata una bella sfida, no? Ma di sicuro sì, comunque ritornare al tuo discorso, veramente quando guardo i video di Brama in ammiraglia o anche quando seguo Marco, quando commenta la pista, veramente sono grandi emozioni che provo anch'io. E noi ragazzi dall'interno non la viviamo diversamente, ma anche se scappa magari qualche parola di troppo magari in ammiraglia così, ma vi assicuro che sono dei momenti nei quali si prova grande approvazione, anche perché penso che se abbiamo vinto anche grazie a chi ci dirige in macchina. Grazie a tutto lo sforzo che fanno per seguirci, per starci dietro, ci portano alle gare, non sembra, ma grazie a tutti gli sponsor, quindi è la vittoria di squadra, non è la vittoria del singolo e veramente questo è molto importante per noi. Bello, complimenti intanto Marco,
No, non solo forte, eh. Ma Davide, io l'ho sempre detto che è un ragazzo veramente con la testa sulle spalle, sa quello che dice, pondera bene le parole che utilizza e per finire è molto molto intelligente. Olimpiadi, come è stata l'esperienza mondiale, Olimpiadi? Ma per quanto mi riguarda è stata molto emozionante. La gola? La gola si sta riprendendo un po' adesso. E, no dai, credo che sia stata emozionante per tutti. Sono contento di aver trasmesso a casa le emozioni, le sensazioni che si possono provare, anche magari così, enfatizzando parecchio, però un'Olimpiade va enfatizzata. Bene, anno d'oro per il ciclismo... con la Rubedi, col Brelli, anche Vittorio. Beh, quest'anno credo che l'Italia non si sia fatta mancare proprio nulla in ambito ciclistico e anche extra ciclistico, insomma, abbiamo vinto dappertutto, quindi l'Italia è l'anno proprio d'Italia, di conseguenza è stato un anno perfetto. Bene, diamo un'altra pausa e poi ci rivediamo per il finale col dolce. Chiudiamo col dolce, a dopo. Bentornati, allora siamo arrivati nella parte finale ormai di questa puntata speciale, però Valentina abbiamo delle domande, domande in chiusura, sì, da parte abbiamo dei nostri... i fan che sono in fermento. Ecco, quindi sentiamo un po' le domande. Sì, io e Maurizio volevamo chiedere a Davide Ballerini una cosa che insomma ci è rimasta un po' così. Vedendo, ti ricordi, le puntate, una delle puntate che, di Bike Show che abbiamo visto in passato, no? E niente, abbiamo visto una scenetta che insomma ci è anche abbastanza piaciuta. Volevamo chiedere a Davide Ballerini come sta suo fratello. Davide, questa... ma bene, bene, adesso sta ha finito la stagione anche lui qualche mese, un mesetto e mezzo fa, adesso si sta ricominciando la preparazione, dai. No, abbiamo visto poi che questo tuo tifoso ti ha scambiato per tuo fratello e continuava, ti ha detto vita e morte e miracoli di quello che hai fatto, no? Sì, e ma... è andato via convinto ancora che era tuo fratello, per quello che voglia sapere come sta tuo fratello. Sì, ma soprattutto ne ha trovato un altro sulla salita, giusto Davide? Sì, dopo a quanto pare la voce si è sparsa e mi scambiavano tutti per mio fratello. Chiederti se c'era una gara a cui puntavi in particolare. Ma senz'altro una gara c'è, è la gara dei miei sogni alla Parigi-Roubaix, cercherò di fare più esperienza possibile anche perché non è una gara molto facile, bisogna essere al 110% il giorno della gara e vedremo, dai, quest'anno è un po' più anticipata rispetto all'anno scorso, l'abbiamo fatta a finale di stagione, è stata veramente una gara molto difficile. Ho avuto un po' di problemi per quanto riguarda la mia schiena dovuti alla caduta dal mondiale, ma comunque sto lavorando con la squadra per sistemarmi al meglio e adesso occhi puntati tutti ad aprile. Grazie. Bene, quindi abbiamo avuto un grande vincitore di una Parigi-Roubaix quest'anno. Un grande sono Nicole Brelli, che gli facciamo veramente ancora i complimenti, perché vedere un italiano vincere, credo, e anche io farei complimenti anche Gianni Moscon, perché meritava di vincere, esatto. Anche Gianni, che ha fatto veramente una grandissima gara, e soprattutto per noi italiani vedere italiani, adesso speriamo di vedere un altro anche italiano in queste gare monumento, Davide, che è sempre bello. Ah, sicuramente quest'anno i corridori italiani si sono fatti veramente vedere alla grande e sicuramente il 2022 spero che sia ancora dalla parte dell'Italia. Bene, Valentina, noi siamo arrivati anche in chiusura, quindi intanto salutiamo te, ti salutiamo. Grazie, che saluto voi, grazie per l'ospitalità, è sempre un piacere. Bene, salutiamo tutti i tifosi, gli amici, io vorrei ringraziare tutti, dagli sponsor della serata e poi degli amici degli Oleggio, Ivano, Andrea Schiavone, Elisa Scarlata, abbiamo Marco Cannone, Davide Ballerini, il nostro campione, l'ospite di questa serata, il grande DS, quindi Davide Bramati, poi Michele e infine Alessandro.
Io leggio. Bene, la puntata di Bike Show finisce qui. Ringraziamo Osteria San Rocco e Maurizio che ci ha ospitato, quindi i nostri amici, Casa del Ciclismo anche qui. Quindi appuntamento sempre con Bike Show, ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti. Un saluto a tutti gli amici di Bike Show TV dall'Osteria San Rocco. Ciao. Ciao, grazie. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever. Show TV.